Signori, buongiorno e bentornati a tutti all'interno. Aspettate, devo controllare se c'ho il microfono. Non c'ho il microfono smutato. No, ce l'ho. Ok, niente, sono un coglione. Buongiorno. Signori, buongiorno. Partiamo da qua. Ciao, Yugi. Guarda chi c'è nel quartiere! Ehi! Hey, mi hai rubato le parole di bocca! Chiedo scusa per l'interruzione! Credessilo! Addosso, Yugi! Aia! Un grappo! Cavolo! Grazie! Potremmo andare in tournée assieme! Sarebbe un'ottima scusa per costruire un Spider-Mobile! Bravo, bravo! Oggi proseguiamo allora con Spider-Man. Yugi, io te lo dico adesso, così poi mi dici che è qua a seguire. Io venerdì anticipo la streaming al pomeriggio. A Robby piacerà. Quindi lo dico già adesso. L'altra settimana un grande maestro è venuto a giocare qui. Chiunque poteva presentarsi e sfidarlo. Ha perso contro un ragazzino che vive in fondo alla mia via. Dannazione, mai visto nulla di simile. Ho capito. Io mi levo dal cazzo. Lo so che ti dimenticherai, però io almeno lo dico. Mi chiedevo e giusto cosa ti dico, guarda che c'eri. E noi ci godiamo la cutscene con Peter Parker. Bell'albero di Emily. È perfetto. Eccoti! Avevi detto che era soltanto una startup. Sì, nei miei progetti non doveva essere così. Ma ci ha messo mano anche mio padre, quindi... Peter Parker! Allora, che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di Otto, no? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. Che bello però, eh? Da papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? Prima gli faccio fare un tour, così potrà scegliere. D'accordo. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme. Va bene. Divertitevi. Prepara il tuo badge. Inizia il viaggio. La prima cosa che voglio mostrarti è di sotto. Harry, questo posto... Vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma come... Ha organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma una volta uscito ha apportato qualche modifica. Del tipo? Ho devoluto il mio stipendio in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione. Curare il mondo. Prima voglio presentarti Molly Young, un genio dell'entomologia. Sai cos'è, vero? Sì. Sta conducendo un'interessante ricerca sulle api, o per la precisione, sui predatori di api. Nel silenzio perché sto ascoltando, non per altro. Cioè, sono curioso di capire tutta la... la lore, mettiamola così. Vieni. Pronto a parlare con Young? Tu devi essere Peter, è un piacere conoscerti. Amerai questo Bocchinara. No, no, mi dissocio. Piacere di conoscerti.
Harry mi ha detto che lavori con le app. Sì, e la situazione è più distruzione. Se partiamo così... Un terzo del cibo che consumiamo ogni giorno viene da campi impollinati dalle api. Ma la loro esistenza è a rischio, soprattutto per via di un particolare predatore. La vespa apivora. Tuttavia il nostro sistema innovativo può aiutare le api. Vuoi vedere? Wow, è fantastico! Questi piccoli droni sono sentinelle che stiamo addestrando a riconoscere e attaccare le apivore. Cioè, vespe mangia api. E stai contribuendo all'algoritmo di apprendimento automatico. Vedi quelle piccole apivore olografiche? Colpendole con precisione insegnerai ai droni a riconoscere i bersagli. L'idea è che i droni spaventino le apivore senza ucciderle. Sentito, piccole apivore? Potete tornare a impollinare anche voi. Oh, bene! Vabbè, ma io sono un cecchino, come ti dico? Sì! Sì! Oh, sì! Proteggiamo l'alveare. Arrivo, eh? Ti hai visto che è scritto? Io oggi no. Fantastico. È stata una sessione produttiva. Ottimi dati. Ok, torno a casa. No, no, stai qua. Stai qua, stai tranquillo. Se quelle apivore virtuali che hai appena ucciso. Parte la pubblicità. Ho salvato circa 2500 api. Wow, è un piacere dare una mano. Posso provare a migliorare la velocità della rete neurale? Oh, certo. Se Peter deciderà di assisterci, potrete continuare a discuterne. Grazie, Ian. Ho molto altro da farti vedere, Peter. Vieni. Più avanti c'è il reparto di ricerca medica. Stiamo lavorando sui raggi protonici, usando i protoni al posto dei raggi X, più precisi e con meno radiazioni. Sono le idee di cui parlavamo. I progetti con cui sognavamo di aiutare il mondo a progredire. Esatto. Harry, avresti un minuto? Non si può aspettare. Sarò veloce. Grazie. Doc, ma chi cazzo è questo? Il mio amico Peter. Peter, il dottor Connors. Ci conosciamo già. Lavoravo con il dottor Octavius. Eri passato dal laboratorio per parlare di stimoli elettrotattili. Ah, sì. Mi è dispiaciuto per Octavius. I suoi studi erano promettenti. Ora me lo ricordo, in realtà. Novità da stamattina? Capogiri, fitte, dolori, ansia, pensieri compulsivi? No, non sono mai stato meglio. Questo mi preoccupa. È stato un piacere. Il tuo medico è Lizard? Mio padre non porta rancore. Senti, io devo fare una telefonata. Tu continua a curiosare. Se vuoi, mi trovi di sopra. Ora mi ricordo di quel tizio, onestamente. Cioè, all'inizio non l'ho riconosciuto, poi ho capito chi era. Non ci posso credere. Ma sembrano tutti contenti di avere qui il dottor Connors. Do un'occhiata in giro. Non lo so. Qui cosa stanno facendo? Magari posso aiutare. Servirebbe del tempo. Ora non credo di averlo, ma mi piacerebbe tornare un'altra volta per lavorarci su. È tutto così interessante qui. Connors ha messo a frutto gli studi compiuti dopo aver perso un braccio. Chissà se si è pentito di essersi iniettato il siero. Deve essere angosciante andare in giro con DNA dormiente di lucertola in corpo. Beh, i numeri di quei batteri. Benvenuti in entomologia.
Droni? Sì, è una piccola collaborazione tra il reparto energetico e quello agricolo. Questi droni ultraleggeri usano nuove batterie per monitorare i raccolti. Fantastico. E analizzano i dati sul raccolto. Lo faranno quando li avremo ultimati. È incredibile. Grazie. Che cosa? Che situazione? Le api possiedono avanzate capacità di pensiero e in movimento collettivo. La sciamatura è un processo annuale con cui la colonia si espande e suddivide. La Fondazione Emily May ha scoperto che le grandi sciamature sono precedute da alterazioni specifiche nello spettro vibrazionale dell'alveare. Questa ricerca aiuta gli apicoltori a sostenere le sciamature in modo non invasivo, migliorando lo scomodo, chiedo bene, e la capacità riproduttiva delle api. È molto interessante però. La domanda di organi da trapiantare è nettamente superiore al numero di donatori. Una soluzione innovativa consiste nell'usare la stampa 3D per creare organi personalizzati che riducano il rischio di rigetto e aumentino la probabilità di successo. Inquietante sta roba comunque. Questa tecnologia all'avanguardia viene usata per salvare vite. Immaginatevi un cuore fatto da una stampa 3D. Sì? Ehi! Appena sei pronto, raggiungimi. Sì, sì, un attimo e arrivo. Cos'è? Una terapia a base di radiazioni. Che sia la stessa che hanno usato con Harry. Ottimo. Si ispira al lavoro di Otto, ma senza i problemi di innesto. Chissà se il dottor Connors l'ha usato. Dopo quanto successo con Lizard, spero abbia smesso di sperimentare sul proprio corpo. Questo è il prototipo del laboratorio di Otto. È la prova di una scena del crimine. Come ha fatto a finire qui? L'origine della vita sulla Terra resta un mistero. Possibile che delle forme di vita siano nate da composti chimici non biologici? La recente scoperta di meteoriti... Ma postazione, noi sappiamo la verità! ...della vita offre un indizio importante. Ovviamente chi è che ha creato la Terra se non Dio? Te domande! Tutto così semplice. Oh no, non siete d'accordo anche voi, chat? Bei pesci. Pesci, ma anche soggetti di studio. Vuoi dargli del cibo? Sì. Le carpe koi hanno una particolare pigmentazione, ideale per le nostre ricerche sulla riflessività aumentata. Agglomerati di cristalli di guanina anidra intracellulare. Separati da citoplasma. Abbiamo scoperto che è un ottimo materiale isolante ecologico. Fantastico! May avrebbe adorato questo posto. Che abbiamo altro da guardare, eh? Non mi può... Ah, lì! Ehi, a che servono queste biciclette? Stiamo lavorando a batterie super efficienti, caricate a pedali. Queste? Posso usarle? Ancora no, ma quando saranno pronte, ci servirà qualcuno che le provi. Ottimo. Allora tornerò. Sono... non so se avete presente... quelle biciclette che adesso vengono messe in affitto nei comuni, in particolare a Milano, che poi... casualmente si ritrovano sempre nei posti più ambigui, perché non vengono restituite, perché nessuno vuole pagare l'affitto della bici. Ecco, mi parlano quelle. Mica veramente, sì, sembra Singapore. C'è così tanto manca, da vedere. Manca non giusto posso far aspettare, Harry. Manca giusto un po' di turismo sessuale.
Ovviamente sono le, quelle là erano le biciclette marronze, ecco, mi veniva il termine corretto. Che cazzo è sta roba? Avete un acceleratore di particelle? Sì, invia raggi protonici nella sala di trattamento. Ora è in manutenzione, ma tornerà attivo a breve. Ciao Kiki, tutto a posto? Ora dove si va? Ultimo piano. Tutto a posto, tutto a posto. Sembri pieno di energia. Abbiamo appena iniziato così. Con Spider-Man. Ora scava nei tuoi ricordi. Domani sera Sea of Thieves, esatto, sì, non ti preoccupare, non mi sono dimenticato. Delle superiori. Le medie. Ok. Tanto ora, come minimo che... Aspetta. Sei come minimo non uscirà un aggiornamento. Scusa, il ragazzo delle ripetizioni, dicevi? Ricordi gli esperimenti di Mendel che ci facevano studiare alle medie? Direi di sì, sulla genetica e l'ibridazione. Già scritto. Esatto. Il nostro dottor Foster ha vinto ogni premio esistente nel campo della genetica delle medie. Tanto sarà 30 giga di aggiornamento. Quando ti sei fatto un giro, per caso hai dato da mangiare ai pesci? Sì, notevole. Un progetto di ricerca interessante e riduce anche i livelli di cortisolo. Poi stavo guardando PlayStation che ha fatto il suo Game Awards. È stato un po' ridicolo, cioè... Io capisco tutto, però... Praticamente, su 8 premi... 6 li ha vinti Spider-Man 2. Purtroppo. Si vede che non l'hanno presa proprio benissimo la situazione dei Game Awards. In casa Sony. Dottor Foster. Grazie, Dottor Foster. Ah, tu sei Peter, giusto? Harry parla spesso di te. È un vero piacere. Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola. Con l'aumento della popolazione e i drastici cambiamenti climatici, dobbiamo adattarci più rapidamente di quanto natura vorrebbe. Con la ricombinazione genetica possiamo risolvere problemi per le coltivazioni, quali i climi estremi o l'aumento dei parassiti. Ti va di assistere a un esperimento? Ok. L'idea è modificare i geni delle piante per massimizzarne i pregi, come la resistenza ai climi aridi. Nella nostra simulazione l'obiettivo è migliorare la crescita. Perché non ti eserciti a... Ok. Per ora. Ok, forse ho capito. Ottimo. Ora puoi fare sul serio. Questa pianta è stata progettata per crescere in condizioni di siccità. Le aziende brevettano i semi OGM per fare soldi e vengono giustamente criticate. I nostri semi sono open source, sviluppati per la sostenibilità, non per i profitti. Geniale. È interessante, Yuri. Che esercizio è? Se te lo ricordi. Passo avanti contro la fame nel mondo. Ottimo. Senti, so che non sei ancora ufficialmente dei nostri, ma mi controlleresti un altro gene? Vorrei sapere che cosa ne pensi. È una pianta adattata ai giardini urbani. Ma certo. No. Non può essere così. Dai, non mi serve questo. Ok. Interessante. È così. Gran lavoro, Peter. Ma io sono fortissimo, ragazzi. Ma che li faccio fa? Io le adoro queste stronzate, quello è il problema. Questa tecnologia può debellare la fame nel mondo entro il 2035. Oh, conosco un tetto su cui svolgere dei test nel mondo reale, se può servire. Oh, perché no? Harry aveva ragione. Sarai una risorsa preziosa. Grazie, dottore. Ora dove si va? Ultima tappa. Ah, ho capito. Forse la mia preferita. È autorevole ma non autoritario, ironico ma non pacchiano, ricercato ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Harry. Ricorda, ciò che hai visto è solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Non devi decidere ora, non prima di aver visto un'ultima cosa. Ok. Dov'è? Fammi vedere la fregna. Ti serve per entrare. Dove l'ho messo? Non dirmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo. Se la prendi, accetto.
Mi ricordo, Yugi. Scorri. Sai da quanto. Sai quanto tempo è passato da quando ho fatto fisica io? Almeno 10 anni. Wow. Mi ricordo un cazzo. Era un tipo di particella, ma vai a ricordarti che cazzo era. Oh cavolo. Harry. È incredibile, davvero. Perfetto, solo che... È un periodo complicato. Quando ero in cura, pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Diceva che il pianeta è in pericolo e che spetta a me salvarlo. Insieme noi potremmo fare molto di più. Cioè, sei tu quello intelligente, no? Avanti. Mia madre e May ne sarebbero fiere. Harry è grandioso, ma c'è un problema. Posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. Ah, un'altra cosa. Wow. Ecco, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor e poi... Sì, ma certo. Fai con calma. È questione di equilibrio. Già. Ma dopo ci vediamo a Coney Island. Ovvio. È stato molto bello, però. Dimenticavo, i nostri ricercatori stanno conducendo esperimenti in giro per la città. Se hai tempo, fermati da loro. Ho condiviso le posizioni. Per entrare basta il tesserino. Ok, faccio un salto. Ehi, mi spiace non averti contattato prima, ma stavo... ho un nuovo lavoro. Sul serio? Fantastico. Dove? Una nuova fondazione gestita dal mio migliore amico. È incredibile. Dopo ti spiego tutto. Allora, che succede? Io e Genki abbiamo tracciato gli scarichi del velivolo dei rapitori di Martin Lee e Scorpion fino al ponte di Williamsburg. Ci vediamo lì. Aspetta, non hai un saggio da finire? Sì, ma il dovere chiama. Il tuo dovere è pensare al futuro adesso. Fidati, ti aggiorno se scopro qualcosa. D'accordo. Buona fortuna, allora. Beh, andiamo! Non mi metto a perdere tempo, ragazzi, con gli esperimenti e robe varie, cioè non... Sembra uno di quei cristalli di Marco di cui parlava Miles. Meglio controllare. No, adesso, Pete. Direi che non c'è nessuno. Miles e Genki si sono sbagliati. Ehi, sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Maleducati, non si fa. Thank you.
prego! Come fa il vostro capo peloso ad avere queste gengive? Un cacciatore sa come mimetizzarsi! Ma stava a rispondere e non lo so! Mia! Quella cazzo! Dove ha portato Lee e Gargan? Ah, oh, fatto. A me non sono neanche tornato. Chi dove è? Eccomi. Meglio dare un'occhiata. Cosa abbiamo qui? Dove vai? Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Portami al tuo nido. Mi mancheranno questi inseguimenti alla Emily May. L'adrenalina, sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli, non mi stanca mai. Poter fare lo scienziato davvero, con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Ho una carriera stabile. Ok, ok, calmati, Parker. Rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione. Wow! Un cannone! E funziona davvero! Dai, dovrei anche tornare. Sempre più in alto, ma non scappi. No. No. Ottimo occultamento. Vi spiace se do un'occhiata? Sì, vi spiace. Sono a due basi occulte. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno della sua attenzione. Invece Scorpion sì! Ok! Qualcuno mi liberi! Cioè, lungi da me parlare male di Gargan! Però gliele ho date un paio di volte! Tempo semplice. Okay. Dov'è il vostro capo? Un altro robot. Forse posso fare una prova. Ok, vediamo un po'. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Dovresti avere un... Esatto! Oh, quello è il tuo nido? Ehi, andiamo, mollami! E dai! Non mi piace questo otto volante! Devo inviare la posizione a MJ. Potrebbe scoprire qualcosa nei registri. E ora dove siamo diretti? No, non si dice. Ehi, hey, MJ, hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato. Il proprietario è morto
e l'edificio è stato venduto. Aspetta. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Lo scoprirò. Buona fortuna. Devo liberarmi di questi due in silenzio. Beh, siamo a Chinatown. I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città in cui cacciare? Devo isolare uno di loro. Cos'era? Ecco qui. Hai fatto presto? Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. A proposito di lavoro, ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. Salve! A dopo? Sembra che stiano andando in guerra. Ma questo mi sta facendo il tutorial di stealth adesso? Ciao! Graven è il loro capo. Salve! Dove sei stato reclutato? In Alaska. Cerchiamo. Cosa? Sogni d'oro. Di nuovo. Che cosa mamma? Cazzo, questo chi minchia l'ha visto? Vai a nanna. Chi cazzo ce li ha gli altri 15? Io avevo il 9 da qualche parte, non ho idea dove sia. Il 4 mi pare, il 3 mi ricordo più, era uno su DS comunque. E avevo giocato il 7 da un amico. Ma da quel che so sono tutti diversi tra di loro. Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. Cosa caccia Kraven? E perché? Andiamo. Sì, è pronto. Assicuratevi che le bestie si stanno proprio. Tu non hai fame? Piano. Oh, per me. Non dovevate.
robusto e flessibile. Chissà se... Bene. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Le basi intorno sono pronte. Ripari residui al sicuro. I sistemi di occultamento operativi. Beetle, droni artiglio, munizioni, razioni. Mancano alcuni carichi. Devo fare due chiacchiere con il tizio dello scavo. Ma per il resto... Ehi, questo cos'è? Qualcosa mi dice che sto coso si è buggato. Che dire? Che faceva schifo. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Le basi intorno sono i ripari residui al sicuro. I sistemi di occultamento operativo. Beh, Beetle, sì. Droni artiglio, munizioni, razioni. Mancano. Che ha buggato. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Kraven deve essere ricco o ammanicato. O entrambe le cose. Capovolgere. Bene. E adesso? Questa sembra l'unica via. Un laboratorio. Allucinogeni. Peggiore insidia del veleno di Scorpion. Se Kraven li aggiunge al suo arsenale... Ma è... il Tiarea petai. Uno dei fiori più rari al mondo. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Lo cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpion. Ma non potevo permettermi il volo per... Raiatea. Kraven sì, a quanto pare. C'è ancora qualcos'altro, ok. Dottor Farley Stilwell. I suoi esperimenti genetici hanno dato a Scorpion i poteri. Quindi Farley Stilwell, complice di Scorpion. Dottorato in biologia molecolare, tesi... vabbè, sentite, io... la leggo un po' così, senza stare qui a leggerla, tanto nel caso... quando poi la rimetto su YouTube ve la mettete in pausa. Ci voglio leggere tutto questo.
salute. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. Poi Martin Lee ha perso la testa. E ora spero solo che non abbia corrotto tutto ciò che ha toccato. Una maschera dei demoni interiori. La gang potenziata di Lee. Spero che Kraven non voglia potenziare anche i cacciatori. Kraven sta studiando il sangue di Martin Lee. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. O come strapparglieli. Stavano testando le armi su quell'armatura. E nemmeno un graffio. Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Un attimo. Ma tu guarda che roba. Ehi, MJ, ho un altro nome per te. Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Ma a chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e Lee. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. Sta attento. Quanti altri fuochi dobbiamo accendere? Il più possibile. Kraven ha detto che lo circondava. Ma se il fuoco gli incendi si appiccheranno comunque. Perché non aspettare? Deve essere lui a decidere, non il destino. Rilassati. Scoprirò cos'è stato. Senti questo. Conosci la vera storia dietro la criniera che indossa Kraven? No, racconta. In una miniera poco fuori Zavo, una belva aveva divorato quasi un centinaio di uccelli. Kraven era giovane, forte. Per rintracciare il leone, bastarono solo pochi. Cavolo. Ma quando si avvicinò tanto da poterlo uccidere, il leone si dimostrò più forte, veloce e astuto. L'ho sentito, lo so. Che riuscì a sferrargli un colpo. Andò a te, te bastardo. Lo so. Kraven non era mai stato. Ese es el ruido de nuevo. Ecco, di nuovo. Ho sentito dire che Scorpion ti ha delusa. Non dico che non fosse stato. Perché il suo modo di giocare con la preda non è il mio stile di caccia. Ho comunque apprezzato la sua abilità. A proposito, hai visto cosa c'è nel suo veleno? È un cocktail, niente male. Di certo non l'avrà creato Garnier. Forse sì, ma non pensavo che fosse stratega. È stata una sorpresa. L'ho notato anche io. Forse è stato lui. Quanta cazzo di gente ci sto? E resta giù. Grazie. Maria, sicura. Credevo che lì non si sarebbe mai più ripreso. Dopo tutto quel cacciatori, forse siamo sotto attacco. E invece... Un secondo. Hai il dente avvelenato. È scritto nel suo dossier. Gargan è un cacciatore nato, mentre Lee lo è diventato dopo quanto è successo ai genitori. La vendetta è più forte. Da quant'è che non è più a piede libero? 2 anni? Circa. Da quando il ragno l'ha beccato. Conoscendolo, scommetto che non vedrà lui di sfogarsi su qualcuno. Avrà la sua occasione. Cacciatori, controllate. Siamo di poter assistere. Ricevuto, ci fermo. Ma che cos'è? Va bene. Ok. Ma che problema? Cacciatori a terra!
c'è... L'area è sicura. Non ragazzi... Non risposta. Invio una pattuglia in zona. Certo, vado. Non è qui. Deve essere stato il ragno. No, non è stato il ragno. Ma chi te lo... Chi te lo dice, amico mio? Riposati. Ok, dai, abbiamo così fatti tutti. Bene. Stato? Quanto state, Yogi? Ripeto, aggiornami sul tuo stato. Qua in vista, meglio controllare. Un secondo. Ciao. Chiaro. Vabbè, raga, ma io sono troppo forte. Di cosa stiamo parlando? Avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Sembra interessante. Allora, Kraven, cosa stai cercando? Aspetta. Posso capire andare a caccia con Scorpion e Lee, ma Black Cat è una ladra. Ah, io non... Non ti darò il biscottino se ti comporti così! Buono, cane, micio, robot! Oh no. Quei denti non scherzano! Seduto, rotola, fai il morto! Cristo. Sì, vabbè, ciao, sono Samu. Dio merda. Quei denti non scherzano. E niente. Vabbè, chiaro. Seduto, rotola, fai il morto. Bab. Allora, ragazzi, datemi un attimo. È vero, è vero. Non scherzano. No, basta, mo mi concentro. Dio. Vabbè, sì. C'hanno i morsi wireless, però, no, certo.
quei denti non scherzano. Seduto! Rotola! Fa il morto! Finalmente! Mi chiedevo quando sarebbe arrivata la protezione animali! Apro il fuoco! In campana! Già che ci siamo, una domanda. A chi dà la caccia, Kraven? Potrei aiutarlo. Non vivrai abbastanza per aiutarlo. Scommettiamo? Per tutti, se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. Kraven va a caccia di ciò che l'uomo teme. Non ti serve sapere altro. Quindi cosa caccia? Il fallimento? L'intimità? I pagliacci? I pagliacci, vero? Ah, oh, era ora. Vabbè, io sono un coglione comunque, ragazzi. Ma proprio di grandi dimensioni. Quei denti non scherzano. No, ma veramente ricominciamo da qua, che palle. Mi chiedevo quando sarebbe arrivata la protezione animali. Otto tiro. Già che ci siamo, una domanda. A chi dà la caccia, Kraven? Potrei aiutarlo. No, non dovevamo far fuori lui, però. Sarebbe più facile per tutti se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. Kraven va a caccia di ciò che l'uomo teme. Non ti serve sapere altro. Quindi cosa caccia? Il fallimento? L'intimità? I pagliacci? I pagliacci, vero? Ah, oh, era ora! La pagherà! E io lo so, amore, ho letto che mi hai scritto, però... Cosa proteggevate? Se è quello che immagino, Samu non serviva, perché già lo sapevo. Ah sì, lo sapevo. Mandato l'articolo a Nicolò. Però tu non c'hai Twitter, quindi non ti posso mandare un cazzo. Lo so comunque. Cioè, in realtà me l'ha detto Giova che l'ha reso legale. Poi ci sono queste che hanno cominciato a sostanzialmente a mettersi il banner in questo modo. E hanno detto che è legale. Boh. Non ho nient'altro da dire. Lo facessi io mi sarei già preso il permaban. Anzi, l'avessi fatto io.
Mi sarei preso il permaban. Ti definirò un killer. Immagina la mia delusione. Così. Lo doveva fallire in campionato. Non sto reclutando dei criminali come cacciatori. Sono prede. Felicia. Oh, il gattino di Stray. Me lo ricordate? Listo? Per cosa? In serio? Il mio amico sta per arrivare e tu navighi sul web. Ma nessuno dice più navigare sul web ormai. Ti potresti almeno cambiare? Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. Deve piacerti un sacco, eh? Miles. Scusa, davvero. Giuro che la prossima volta... Miles. Ti voglio bene. Oh no! Ha già curiosata, signorina. Vuoi il pisnello? Anche gigante. Ehi, ho trovato una base di quei pirati da safari o cacciatori. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpion e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Aspetta, cosa? Vuoi dire che Martin Lee... Non lo so, ma la lista è lunga. Ecco chi era la gente da cui Marco cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Impossibile! E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat, la tua ex? Proprio così. Non mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Ma forse ascolterà qualcuno che non conosce. Se MJ ti mandasse qualche indirizzo, ti andrebbe di portarti avanti col lavoro? Certo. Grazie, davvero. Devo riordinare le idee ora, ma chiamami se scopri qualcosa. E troveremo Martin Lee, Miles. Te lo prometto. Dovrei avere un po' di tempo prima che MJ mi chiami. Che succede nel quartiere? Ok. E che, vabbè, i costumi però non ce ne frega un cazzo, vero? Siete d'accordo con me che pensiamo a... Allora, abilità.
Ok. Qualcuno scherza con i fuochi d'artificio. No, sì, no, vai. no, non si dice. Non si dice. Lo sai che non si dice. Noi siamo bravi bambini. Io devo tornare indietro perché sono un grande coglione. Sì, devo tornare indietro perché sono un grande coglione. Io. Let's go. Come andiamo, amici? Oh, sì. Si parla molto con questo signorino. Con i capelli viola. Per farla breve, sono una filiale della Oscorp. E questo è male, lo so. Ma il capo, Harry Osborn, ha una buona reputazione. Quantomeno ha assunto una persona che adoro per dirigere il reparto di melittologia. M. Young. E dai, porta mia. New York è la mecca del basket. Certo, con una palla e un canestro puoi giocare ovunque, ma vuoi mettere il tifo... Miles, su cosa stai lievitando esattamente, Miles? ...degli avversari e il suono della gomma sull'asfalto. Non a caso lo chiamano lo sport della città. Qualcuno mi dice che non ha indirizzato correttamente. Tocca andare a fare questo, mi sa. Ehi, Max. No. Ho gli indirizzi di cui parlava Pete per i rifugi di Black Cat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. So che devi lavorare al tuo studio. Nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori. E salvare il mio lavoro. Ma voi... Quanto è successo a Scorpion? Con lì ancora lì. Non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non solo. Quando ho affrontato Martin Lee... Oh, devo andare. Scusa. Ti potenti nascondere? Sapete che c'è? Avete chiuso! Prendi il tuo posto tra gli indegni! Cristo Dio! Avete la madre puttana! No, non di nuovo questo! Scusatemi ragazzi. C'è un'ambulanza non troppo distante. Ti porto da loro. Mio Dio, grazie. Sia stato un viaggio comodo. Buona fortuna. Grazie, Spider-Man. Grazie, Spider-Man. Non si può dire che vedi, eh? Scusa, MJ. Stavi dicendo? Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non solo. Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani e molto blu. Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma
Magari è per lo stress. Hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Lo troveremo. Lo so. Grazie, MJ. Miles, stai attento a Felicia. Non fidarti di lei, qualsiasi cosa dica. Informala dei cacciatori e convincila a lasciare la città. Ricevuto! Ti avviso quando arrivo. Io pensavo, Miles, se solo avessi avuto qualche anno in più ti avrei trombato. Situazione? L'hanno saccheggiato. È l'occasione ideale per usare la nuova RA di Genki. Segni di graffi. Lei non c'è? Ho trovato dei graffi con tracce di metallo. Vedo se corrispondono ai suoi artigli. Devo isolare i componenti molecolari del metallo che ho trovato. Cioè? Non ci siamo. Ah, ok, ho capito. Titanio. Cos'altro? Ok. Bene. Cobalto. Promette bene. La scienza è uno spasso. Andata. Tungsteno, corrisponde. Fatto. È lei. Tracce delle sue scarpe. Doveva andare di fretta. Ha preso qualcosa da quella cassa sulla parete. Sembra un deposito di emergenza. Ma è vuoto. Cacciatori. Ora dovrei poter ricostruire la scena. L'hanno attaccata, ma è fuggita. Sono già su di lei. Per questo la città deve sapere dei cacciatori. Avrebbe potuto... Tienimi aggiornata. Wow! Deve essere lei. Ah, da avvertimento amichevole a missione di soccorso in tempo zero. Spero non sia troppo tardi. Felicia sa il fatto suo. Ma i cacciatori sono una minaccia letale per chiunque. Ti preoccupi per l'ex del tuo ragazzo? Questo sì che è vero amore. Miles, come glielo rinfaccio? Miles, se non avesse quel... Non si può dire. Sono arrivato tardi. Indizi su dove sono? Scansiono l'area e vedo. Deve essere lì dietro. Che ti dico? Cosa mi è sfuggito? Oh, madonna.
qualcosa che blocca. Forse con quei cavi. Un nodo. Scommetto che ce ne sono altri. Un altro nodo andato. Un'altra cassa. Ma questa è ancora chiusa. Ha rischiato la vita per arrivare qui. Devo aprirla, ma la corrente è disattivata. Questa è la linea elettrica recisa. Scende fin giù. Ok. Il generatore alimenta la cassa. Beh, vale. Per trovarla devo attivare questo generatore. Potrei usare la ragnatela sul generatore per aprire la cassa. Pare funzioni. Ci sono quasi. Ah. Ci sono. Parigi. MJ, parli francese? Per niente. Ma manda tutto comunque. Ok, un manuale di istruzioni per lo scettro di Watumb. Watumb? Faccio qualche ricerca, un attimo. Ah, ma io mi devo levare dal cazzo. Cacciatori, ovunque vadano, li seguirò. Stando a una traduzione del Mystic Arcana, è uno scettro antico. Risale a prima di Cristo. A quanto sembra permette di creare portali verso qualsiasi luogo immaginabile. Magia? Se mettesse le mani su un oggetto simile. Potrebbe tornare utile. Miles, atteniamoci al piano. Siamo in posizione. È nostra. Sicuramente lì dentro. Liberiamoci dei cacciatori. Direi che quello scettro ha un potere brillante. Quanto mi spiace. Cosa di strano. È stata una caccia piena di sorprese. Concentrati solo sulla preda. Questa volta è spacciata. O Black Cat sta facendo qualche magia, o mi sto perdendo un rave da paura. Seguiamo la tela. Venite, andiamo a caccia. Un rumore, pensa che sia un gioco. Non ti invidio. Ehi, che fine hai fatto?
c'è più. Abbiamo un intruso. Che palle, io le odio queste missioni. Ho comunque sentito spesso di strani avvenimenti in quell'edificio. A quanto pare le voci erano vere. Meglio così, fidati. Stanno entrando, io come li elimino? Di nuovo. Vi prego, Insomniac, toglietemi le missioni stealth. Per favore. Non fissate le luci. Che sta facendo? Ma non se lei ha già fatto para prima, so. Tra le braccia di Morfeo. Pensi di essere furbo? Questo cosa va eliminato? Neanche lui. Ah, ok. In francese sulla cartolina significa. Ah, sai giocare a MotoGP. Tempo fugge. Mio. Con Felicia non si sa mai. Questo non l'avevo fatto fuori. Vede speciale. Di nuovo. Cosa è stato? Vediamo cosa sta combinando. Che fatica! Questa è nuova. Il ragnetto vuole giocare. MJ ha rubato lo scettro e
ed è magico! Davvero! Cos'è successo? Ehi, gatta! Possiamo parlare? Potresti rallentare! Vattene o ti teletrasporto in mezzo al Pacifico! Come ci hai intercettati? Usate ancora il vecchio canale. Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti. È una follia persino per te. Chi parla? Ah, sei tu, Rossa? Come vanno le cose con il vecchio Robin? La smetti! Sto cercando di aiutarti! Non mi serve l'aiuto di nessun ragno. Sai cosa rischi con quello scettro? Vuole usarlo per rubare altre opere d'arte. Maledetta. Vi sento, sapete? Può portarci da Kraven. Questo non riguarda affatto Kraven. Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farei ancora. Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Senti, Venno. Non che siano affari tuoi. Ma la mia ragazza è a Parigi. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone. Hai mai fatto qualcosa per amore? Ha bisogno di me. Adesso. Se soltanto riuscissi a fare più di 3 metri con questo coso. MJ ha detto di non fidarmi. È una tipa sveglia. Ma devi fare le tue scelte da solo. La gatta! Ci serve viva! È mia! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare. Però migliori a vista d'occhio. Non abbastanza. Troveremo una soluzione. Insieme. Però, hai coraggio, ragazzino. Sono Spider-Man, non un ragazzino. Ok, Spider-Man. Vediamo che si fa. Sanguina, uccidiamolo. Eccone altri, sul tetto. Ehi, usa questo portale. Prendiamo lo scettro. Pazzesco! Pacco di... Spider-Man! Bel lavoro, gente! Oggi non è giornata, oggi sono proprio fuori forma. La gatta! Ci serve viva! È mia! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare! Però migliori a vista d'occhio! Non abbastanza! Troveremo una soluzione! Insieme! Però, hai coraggio, ragazzino! Sono Spider-Man, non un ragazzino! Ok, Spider-Man, vediamo che si fa! Dietro! È ovunque! Non riesco a prenderla! Eccone altri! Sul tetto! Ehi, usa questo portale! Prendiamo lo scettro! Arriva! Parlano di... Non ti arrivarò! Non era tanto difficile, però. Ah! Anche una torretta!
Accetto tutto l'aiuto possibile! Qualche magia per i proiettili? Hai le ragnatele! Usali contro la torretta! Giù la testa! Mi sposto! Ehi! Non saranno qui per lo spettacolo dei leoni marini? Oh! Voglio vederlo! Sai che i leoni marini nuotano a 40 km orari? Concentrati sui cacciatori! Kraven ti vuole da morire! Già occupata! Togliete di mezzo il ragno! Ci vogliono ridurre allo stremo! Se mi vogliono, dovranno uccidermi! Vediamo di non arrivare a tanto, ok? È sotto di... Sorpresa! Non se l'aspettavano! Ora ci divertiamo! Mira! Quarto! Ehi, qui! Pazzesco! Tieni il mirino! Questo è mio! Che male! Pronto al fuoco! Ti piacciono i cani? Preferisco i gatti! E questi non sono cani! Ma mordono come cani! Peggio! Occhio ai portali! Hai vantaggio della posizione! Occhio! Faccio io! Prendi in alto! Beccati questo! Vie frecce, colpite! Non si stanno trattenendo! Sto finendo le 9 vite! No, andrai a Parigi! La tua ragazza ha bisogno di te! Sei davvero uno Spider-Man! Finiamola qui! A posto. Ecco, ora concentrati e pensa alla Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Ti ringrazio. No, 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 no. Mostra Martin Lee. No, 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 niente nuovo frigorifero. Ehi, come sta Felicia? Sta bene, per ora. Hai finito l'articolo? L'ho appena mandato a Jonah. Mi faccio maledire. Andrà bene. Niente frigoriferi, niente frigoriferi. Cosa mi supplementari? Perché? Che c'è? Sai che Misterio è appena uscito di galera? Ecco, sta aprendo lì una nuova attrazione. Giusto, potrebbe essere un bersaglio dei cacciatori. E sai chi altro ci sarà a Coney Island stasera? Indizio, le sei morto dietro per più di un anno. E dai! Non dirmi dai! Tu e Hayley siete fatti l'uno per l'altra. Non chiederle di uscire sarebbe un crimine contro l'umanità. Vedremo, ma prima devo indagare su Misterio.
Ma che sono poi? Sono le 11. Io in realtà tutta sta voglia di andare avanti non ce l'ho. Guarda, ci andiamo a fare la scorta di Prowler. La foto e poi basta, non ne ho più. Quindi Miles vuole fidanzarsi con Ailey. Ah. No, 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 non si dice. Stando alle segnalazioni che arrivano da Brooklyn, i due Spider-Man sono diventati più potenti di quanto temevo. Qui parliamo di portali magici, di vagoni della metropolitana che scompaiono dai binari, di mezzi antincendio che sol... Ci sto prendendo la mano. Venendo Carlos Augustus. Forse posso tirare su quel tubo. Deve segnare Brodoglio. Che schifo la Brodoglio. Altre technological components. Hai trovato il deposito alla vecchia stazione radio? Mi stavo chiedendo dov'ero. Anni fa, quella radio era il punto di riferimento per il panorama hip hop di Brooklyn. Tu e papà siete andati in onda? Quasi. Ci hanno scartati all'ultimo secondo per fare spazio a un gruppo di Staten Island. Ho ancora i tuoi pezzi se li vuoi. New York non è pronta per un mix di Spidey e Prowler. In gamba, ragazzo. Spero che lo zio ricominci a fare musica. Sarebbe un'ottima distrazione. Ok, tutti a cuccia. Seduti. Lightning bomb. Cristo! No, 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 no. Che palle, sti cani li odio. Andiamo a Connie e scopriamo cosa è in mente Misterio. Di Manhattan. Iniziarono a costruirlo nel 1901 e lo terminarono nel 1909.
mi sembrava già antichissimo quando ero bambino, ma ora questa città è così ricca di storie. Comunque è una figata sto tipo di volo. Ma io mo vado a letto, ti giuro che c'ho voglia di vedere l'Inter, tutto il bene. Tanto si è segnato che cazzo devo venire a vedere io. Mettiamoci qua sopra. Dove cazzo vai, Miles? Non è ti dà speranza, ma ti ecco molto si scansa. Che cattazzo. Questa roba. Tecnologia rubata all'underground. Minchia, tecnologia rubata all'underground. Ma ho pensato che cazzo sono andato a tirar fuori. Saprò farne buon uso. E devo assolutamente informare Pete. Ah sì, il bidoncino, è vero. Che c'è il bidoncino. Il grande bidone. Il più bidone tra i bidoni. Ma volevo controllare. Vabbè sti che. Non posso più. Basta. Specialmente devo fare più crimini. Vabbè. Adesso te li faccio vedere. Prendo queste che non mi servono più, le tolgo. Allora, noi abbiamo, vabbè, il costume base. No, ho sbagliato. Il costume base. Con... vabbè, questi lì là che vedi. Poi abbiamo questo qua, che si discosta un pochino, più oro. Questo qua che sembra più classico. Di Miles, cioè sembra uguale a questo, ma è quello, penso, è quello del primo. Il costume Coronel, che è stile un po' misto di colori. Brooklyn 2099, che è questo. Poi il costume sportivo, che è questo qua, che è quello che aveva usato Miles all'inizio, di Miles Morales. La storia della mia vita, che è questo qua, che fa proprio cagare. Poi questi qua sono da sbloccare. Cioè questo qua che stiamo usando. E questo lo dobbiamo sbloccare. E poi abbiamo questo qua codificato. Questo qua da spettro rosso. Da Ajimat. Da Tokusatsu. E biomeccanico. Questi per Miles. Andando a Peter, secondo qual era? Questo qua, dici? Questo family business? Mettiamo questo. Stop. Ma io volendo cambiare lo stile come faccio? Ah, ok, con... così. Carino. Credo che anche così... carino, viola. Comunque per Peter però dovrei sbloccarlo, abbiamo, vabbè, quello base, questo classico, questo Scarlet, poi questo qua avanzato, abbiamo questo qua Kumo, questo ibrido, che è bello, bello, io usavo questo qua, su quello originale Spider-Man.
Poi questo qua Amazing, Amazing 2 e il 2099 nero. Poi questo qua che abbiamo sbloccato. E poi abbiamo questo qui che stiamo utilizzando. Questo qua che siamo Maranza. Questo tattico. Questo scimmia di pietra. Questo qua del 25esimo secolo. E via, e basta. Per Peter. Ah, quando dobbiamo completare tutti gli episodi della MF? Questo qua, questo qua di base, dici? Questo rosso blu del bianco. Con, cioè questo qua con il rosso più scuro. Vediamo questo. Quello giallo sembra un Power Ranger. Io metto questo, quello base. E io usavo questo qua ibrido. Ma io adoro troppo questo risalto. Che poi qua sembra nero, ma in realtà è oro. Quello giallo sembra il Power Ranger, sembra più che altro. Vabbè, quindi dobbiamo fare i componenti tecnologici. Sai che mi ci metterò un po' di impegno domani? Per fare qualche crimine. È la cosa che conviene fare. Mi faccio qualche crimine e faccio un po' di technology. Ma è bellissimo. Io lo adoro così. Magari mi faccio questa roba anche di Marco. Oddio, no, la roba di Marco in realtà dobbiamo farla in live. Io dedicherei una live intera a fare le quest di Marco. Perché con questa sottotrama interessante, secondo me va fatta. E stessa cosa vale per la roba di Prowler, in realtà. Mentre le foto e sta roba dei cacciatori, secondo me possiamo lasciarla al caso. Cioè al fatto di farla off live. E fine della questione. Va bene, risolviamo manualmente. E quindi niente, allora, domani abbiamo detto Sea of Thieves. Minchia. Bene. E domani devo tirare fuori quel poco di inglese che so. Mi fa proprio piacere. Via. Però prima devo fare così, ok. No, 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 non si dice, non si dice. Io vorrei provare una roba prima di chiudere. Voglio vedere se riesco a rinnovare il plus adesso, 23-11, così. Perché non sono ancora riuscito a rinnovarlo. Pensa, dovrei tirar fuori un euro di tasca mia e non riesco a tirarlo fuori. Nonostante i soldi ci siano sulla carta. Oddio. Forse ci siamo. No, quello no. Oh! Adesso va fatta vedere il live. Scusate, torniamo un attimo sul gatto. Oh! Ce l'ho fatta! Una settimana e mezzo per rinnovare sto cazzo di plus. Vaffanculo. Ecco, che cabugliaia. Quanto sta? Ah, sta in sconto. Carino. Va bene, così siamo a posto per... Cosa c'è in sconto di interessante? Parte MotoGP. GTA ce l'ho, quindi non me ne frego oggettivamente. Cioè ce l'ho per PS4, quindi sti cazzi. Qua cos'è che c'è? Uno? Disco Elysium è bello. Non ne ho idea, non ho assolutamente idea. Cerca e fammi sapere. Jumbo Edition. Carino. Ma non lo giocherei mai su Play. È un gioco da PC.
Non lo so, ci devo pensare. Ma è bellissimo questo. Ma è bellissimo. E questo va preso. Ma chi cazzo è l'amico che ci gioca? Ma c'è un amico che ci gioca, vabbè. Non voglio sapere il nome. Via, basta. Cerca il cross platform di MotoGP, sennò così quasi me lo prendo. Dipende anche quanto sta su Amazon. Perché se su Amazon sta di meno, lo prendo da Amazon. Certo, devo prendermi poi nel caso anche l'SSD, ma quelli sono altri dettagli. MotoGP 23, proprio S5. No, su Amazon sta... Su Amazon mi dà la versione PS5, però... è con l'icona della PS4, però non sta a prezzo pieno, quindi dovrei ricaricare la carta. Non c'ho voglia, quindi mi sa che mi comprerò le cards. Va bene, io direi che posso anche lasciare tutto qua. Beh, dici che giova? Glielo dobbiamo chiedere se è lui che gioca Peppa Pig, perché sarebbe interessante. Dice cross platform completo, quindi tutto, quindi eventualmente anche PC. Ma io non ho idea se su PC sta in sconto. Lista dei desideri, vado a vedere. MotoGP. Però qua non sta in sconto. È sul sito ufficiale. Ok. Se sta cross platform si può anche fare, non è un problema. Scusa, vado a cercare per sicurezza, voglio capire. Si dice. Ah, ok, sì, cosplay. Fully cosplay. Ma come cazzo facciamo a giocare insieme? C'è l'account Milestone? Esiste? Adesso sarà da indagare. Vabbè, andremo a indagare. Vai, l'ultima cosa. Vado a vedere se su Eneba sta a un prezzo ambiguo. Moto GP23. Ah no, però è per Nintendo Switch questo. No, come l'ho detto. Ah, direi di no. Direi di no. Non ho il pad della Switch. E onestamente, di pagare 50 euro di pad, anche no. Va bene, io saluto e ringrazio. Quindi vado a dormire. No, non c'ho il pad. Non ho il pad. Non posso giocare con i Joy-Con. Devo avere il pad esterno. Non ti fa giocare. Ho già provato. Hai visto. Ormai è Natale per tutti, per quello. Poi l'orario anche. Poi vabbè, per venerdì ci mettiamo d'accordo, insomma, per fare boh, a sto punto gli FC. Che due coglioni. Cazzo, ci voglio giocare. Gli FC. Vabbè, dai. Ci faremo andare bene. Se ci sei, non vado avanti con Spider-Man. Va bene. Buonanotte, i sogni d'oro.